Vedendo velocemente l'immobile in un unico fiato, tutto in un fiato, questa è la camera da letto, questo è il bagno del piano superiore, ci troviamo al piano superiore, la facciamo scendendo questa visita, qui c'è il terrazzo, qui c'è la cameretta che dà sul terrazzo, questo è il terrazzo, ecco, qui abbiamo le scale per scendere alla zona giorno. Questa è l'attuale cucina che diventerà salone. E questa è l'attuale camera da letto che diventerà nel progetto di ristrutturazione, l'attuale salone che diventerà camera da letto. La cucina verrà fatta con un passaggio al piano inferiore e andiamo a vedere appunto l'attuale cantina che verrà destinata a cucina secondo il progetto di ristrutturazione ipotizzato. Ecco. Questa è la cantina che diventerà cucina e questo è l'accesso che abbiamo appena percorso con il portone d'ingresso. Iniziamo l'accesso adesso dell'immobile attraverso la porta principale. Qui a destra abbiamo visto la cantina. Questo è l'ingresso principale e questa è la scala. Ecco, notiamo il potenziale di questi muri in pietra. Ecco, questa è la vecchia cucina che sarà con il progetto di un piccolo bagnetto di servizio, con il progetto di ristrutturazione diventerà il salone e quella in fondo la camera da letto. Attualmente questa è una cucina. Ecco, vi vediamo le scale d'accesso da dove siamo venuti. Ecco. E andiamo a visitare qui al primo livello. Ecco, questo è un pavimento molto bello che va mantenuto. Questo salone che sarà destinato a camera da letto principale. Andiamo avanti e girando intorno notiamo. Ecco, questa è la prospettiva da qui in fondo. La cucina, futuro salone, questa è la scala di accesso, saliamo al piano superiore. Attraverso questa seconda rampa di scale si accede al piano superiore che dove c'è il terrazzo, lo vediamo subito, sono circa una ventina di metri quadrati, forse di meno, va verificato, o forse più anche. Questa, ecco, è la vista sui tetti San Pellegrino, questo è il vicolo, adesso col sole in fronte non si vede molto. Tuttavia, ecco, rientriamo e qui c'è una stanzetta molto piccola, come sufficiente come studio o stanza dei bambini. Andando avanti c'è il bagno, diciamo, principale, quello che abbiamo visto giù era quello di servizio, bagno principale e camera da letto padronale, se si può dire così, di una casa così piccola che è molto spaziosa. La rivediamo e ritorniamo camminando verso il terrazzo.
bagno, cameretta, velocemente terrazzo. Terrazzo, e questa è, ecco, la cameretta vista dal terrazzo.